Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qui a Business 24 con Imprese Possibili. Questa sera parleremo di installazione di impianti e lo facciamo col dottor Renato Di Simone, amministratore delegato di Disi Impianti SRL di Silvi in provincia di Teramo. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Buonasera, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui, grazie mille. Allora, questa azienda nasce nel 1996, però in realtà le sue radici ci sono già da qualche anno prima, dal 1985, c'era appunto un'azienda artigiana. Sì, questa azienda appunto ormai ha degli anni, tra le sue origini appunto da due fratelli che a livello artigianale avevano iniziato a lavorare in questo ambiente, in questo settore, con già una spiccata propensione a quello che era un settore ben specifico, che è quello del settore terziario. E quindi già dall'inizio, quando erano semplici artigiani, già c'era questa vocazione a servire questo settore. Lavoro, sì, esatto. Poi nel 96 appunto nasce, inizia l'attività di disimpianti e questa vocazione viene esplode. Esatto. È stato il Big Bang. Esatto. E da quel momento in poi c'è stata una crescita di quello che noi abbiamo, adesso siamo forti e facciamo giornalmente, c'è stata una crescita esponenziale che da semplici artigiani ci ha portato ad essere un'impresa, insomma, presente su tutto il territorio con delle maestranze, delle sedi anche su tutta Italia. Ecco, dopo scopriremo anche dove sono collocate queste sedi, oltre a quella di Silvi, ma prima parliamo insomma di quali sono le vostre attività principali. Sì, noi ci occupiamo di progettare, realizzare e mantenere impianti elettrici, civili ed industriali, impianti speciali e di condizionamento. Come ho detto prima, la nostra vocazione è quella del specializzazione è quella del di servire il settore terziario, quindi parliamo principalmente di capannoni a servizio della logistica, palestre, negozi, quindi punti vendita. Questo fa sì che noi riusciamo a dare non la semplice installazione, ma fare un progetto, quindi con questi player, con questi nostri clienti, che ci rende forti, perché siamo specializzati non nella mera installazione, ma piuttosto alla risoluzione delle problematiche che noi conosciamo. Ecco, a proposito appunto di clienti, chi è la persona tipo a cui vi rivolgete? Fondamentalmente noi siamo forti appunto specializzati nelle catene, nelle grandi catene e quindi nel settore retail, come ho detto, terziario. Questa è un po' la nostra specializzazione che appunto viene da svariati anni di attività. Sì. Ecco, prima accennavamo a quelle che sono le quattro sedi della vostra azienda. Allora, una è a Silvi, le altre dove sono collocate? A Silvi la principale, dove tutto prosegue, insomma. Dopodiché ne abbiamo una a Cinisello Balsamo, quindi alle porte di Milano. Qui dietro praticamente. A piedi. Usciamo e siamo qui. A piedi. E un'altra Roma, proprio nella città di Roma, e un'altra a servizio della Puglia, quindi in Martina Franca. Ecco, avete in progetto di aprire qualche altra sede? Abbiamo in progetto di ampliare, sì, quelle esistenti, perché abbiamo iniziato un passetto alla volta e ci rendiamo conto che invece dobbiamo correre. Esatto, quindi allora da qui deduco che il vostro mercato è principalmente nazionale. Avete progetti di espansione anche oltre l'Italia o per adesso preferite insomma affermarvi in territorio nazionale? Noi abbiamo alcuni lavori anche alle porte dell'Italia. Non lo considero estero, però comunque certo, Già qualcosa facciamo. Per il momento noi dobbiamo stabilizzarci in Italia e creare le nostre realtà ben definite con le nostre sedi in Italia per poi chissà espanderci anche. No, quindi è meglio, come si dice, mettere bene le radici e allungarle pian piano. Esatto. I collaboratori per voi sono molto importanti, ne avete all'incirca un centinaio, perché sono fondamentali? Noi dando servizi, non produciamo prodotti, noi diamo servizi,
la componente principale è appunto il valore che le risorse umane possono dare, quindi il servizio appunto che ognuno di noi, ogni figura all'interno dell'azienda può dare all'azienda e quindi di conseguenza al cliente. Quindi per noi è molto importante la valorizzazione delle risorse umane in tutti i livelli e noi internamente abbiamo anche dei programmi di formazione sia tecnici che amministrativi per appunto trasmettere il nostro know-how sia in termini di valore che in termini di conoscenze. Noi lavorando in un settore altamente tecnico e tecnologico, queste conoscenze vanno insomma insegnate e trasmesse e quindi noi anche internamente abbiamo dei programmi, collaboriamo con scuole, collaboriamo con istituti tecnici per appunto fare questa un trade union tra la scuola e gli uscenti dalla scuola e il mondo del lavoro che lì alle porte, esatto, perché finisce di studiare. Allora, sicuramente questi punti che abbiamo detto fino ad ora sono dei vostri punti di forza importanti, ma cos'altro vi rende unici? Diciamo che la nostra specializzazione è abbastanza unica. Come ho detto, la mera installazione è il core business, ma essendoci specializzati in un settore ben specifico, ci fa anticipare, capire, comprendere e quindi risolvere delle situazioni, delle problematiche che magari altri competitor non conoscono. E quindi diciamo che è proprio la nostra focalizzazione su quel settore a renderci unici, a darci un bel vantaggio rispetto alla mera installazione, che comunque è il core business, appunto. Esatto, che magari fanno le altre concorrenti, voi invece offrite qualcosina in più. Parlavamo prima appunto del know-how, che è molto importante perché è un settore appunto molto specializzato e questo insomma per voi è anche certificato. Sì, assolutamente sì. Lavorando con grandi player è nostro anche vanto essere certificati per appunto avere la certezza che i nostri servizi abbiano un valore anche riconosciuto da un certificato. Quindi noi abbiamo le certificazioni ISO 9001, 45001 e 14001, oltre che la SOA, che è molto importante, nonché fondamentale per, certo, i lavori pubblici, e siamo certificati ovviamente, scontato dirlo, F-Gas per la parte di condizionamento che facciamo, che rientra nel nostro business. Ecco, ma una curiosità, durante la pandemia cosa è successo? Cioè, come avete gestito questo momento di crisi? Durante la pandemia è stato per tutti un punto interrogativo enorme su come andare avanti. Noi abbiamo, avendo il servizio manutentivo che di fatto non si è mai fermato, un servizio manutentivo che comprende anche un servizio di reperibilità 24 ore su 24, quindi comunque alti livelli di servizio. Non avete mai staccato anche in quel momento? Non abbiamo mai staccato. Anche costretti a casa per varie certo, chiusure, eccetera, non abbiamo mai potuto lasciare il cliente e quindi siamo sempre stati rimasti sul pezzo. È ovvio che la chiusura della parte cantieristica ha toccato un po' tutti, ha toccato i nuovi allestimenti, ha toccato, certo, il settore. Però noi non ci siamo mai fermati. Un nostro vanto è quello che abbiamo sempre messo, essendo un'impresa di famiglia, quindi essendo un nostro valore il dare importanza alla persona, mettere al primo posto la salute, anche in quell'occasione in cui era difficile farlo, noi l'abbiamo fatto con tutti i mezzi, ad ogni costo, devo dire che dopo c'è stato anche riconosciuto perché il lavoro comunque siamo stati in grado di riprenderlo subito perché eravamo già pronti, i nostri collaboratori l'hanno riconosciuto a livello personale come impegno, certo, quindi ne è valsa la pena e siamo fieri di questa cosa. Sì. Sì, diciamo che quando le aziende sono familiari, essendo la persona al primo posto, anche quando ci sono momenti di crisi, in realtà ci si riprende con più facilità. Ovvio, è un momento difficile per tutti, però voi l'avete affrontato molto bene. Parliamo di futuro e poi chiudiamo. Cosa avete in mente? Nel futuro l'utilizzo razionale dell'energia, delle risorse tutte, ma dell'energia in primis oggi è sulla bocca di tutti, quindi noi... E anche sulla vostra.
No, quindi sì, diciamo che ne parlano tutti. Noi siamo chiamati in causa in primo luogo. Ovviamente, come abbiamo fatto da sempre, siamo molto attenti a non dover rincorrere il mercato, ma a guardare il mercato magari girati al contrario, perché siamo un passetto avanti. Anche in questo caso già ci siamo attrezzati per andare a sopperire quelle necessità, appunto, di produzione di energia, di autoproduzione, di dispaccio dell'energia, in modo che i prossimi investimenti che i clienti vorranno fare non siano delle spese, ma dei veri e propri investimenti con dei ritorni. E quindi i nostri progetti sono quelli di andare avanti e dare un peso importante al fatturato di tutte queste attività, che diano un peso in termini di ritorno al cliente dovuto all'utilizzo razionale dell'energia. Bene, allora in bocca al lupo per tutto. Saluto greve, grazie. E ringrazio per essere stato con noi il dottor Renato Di Simone, amministratore delegato di Disimpianti SRL di Silvi in provincia di Teramo. Grazie ancora. Grazie a voi. Voi, mi raccomando, non andate via, perché abbiamo ancora tantissime imprese possibili da scoprire insieme. Restate con noi.